impariamo dalla saggezza delle pecore. Hasta la victoria sempre. Il mondo è una rottura di palle. Non ne posso più, mi sembra di essere tornato all'asilo. Confermo anch'io. I love M, mi amano. Viva la Russia, bellissimo. Anarchia, la pecora che storicamente è sempre stata governata da qualcuno, vuole essere libera. Sciuepati una sciuepes. Crodinati un crodino. Crotino. 2 più 2 uguale 22. Sambiterati un sambiter. Queste sono le droghe delle pecore che è la causa che li rende così stupidi, però a loro gli piacciono questi veleni. Precipitatevolissimevolmente, quella roba là. Estatetati una estate tate. Insomma, a forza di bere Schweppes, questo è il risultato. Tuborgati una tuborghe. Cazzi vari. Non dimenticare il vino. Scordalo. Champagne. Berghè. Cosdati più. Cazzo. Rosicchio uno spicchio. Purché sia auricchio. Viva il cuco de Federico. Il cuco de Federico. By L87. Uccisa Hover. Ale plus vevo uguale forever. Anarchia. Certo. Però non ti scordavo la scrivania. Sto andando a questo paesino qua perché mi ricordo tempo fa c'era un hotspot gratuito qua. E l'hotspot gratuito del mio paese dove sto adesso l'hanno staccato. Forse sarà tutta una coincidenza, ma non lo so. Sia il telefono che l'hotspot gratuito che usavo per internet non funzionano più. Vediamo se troviamo internet qua. Allora, diciamo che ci è andata male, non abbiamo trovato wifi. Sembra che tutti questi wifi gratuiti non vogliono funzionare qui vicino dove mi trovo io. Però abbiamo trovato questa bella immagine che è molto calza diciamo con i tempi. Vediamo il nostro maestro qui che dirige il bestiame. Regione Abruzzo, questo è un sito archeologico in montagna, ragazzi, ragazzi, che praticamente consiste in un buco. Semplicemente un buco, è rimasto un po' di muro là e basta. Quando si è in montagna anche un buco può essere considerato un sito archeologico. Ah, scusate, no, scusate, cambia tutto, ci sono due buchi. Due buchi, ottima roba. Attenzione. Quindi queste erano forni che l'uomo, a quanto pare, secondo quello che ci dicono, usava per creare così costruzioni, no? Dovevano fortificare. I materiali che usavano per fare in modo che le strutture che costruivano fossero più stabili. Ecco, ci sono anche due panchine. E puoi goderti questa meraviglia. Però, come diceva, mi sa che diceva proprio Nietzsche, quello che scrisse l'Anticristo. Nietzsche dice, ma può essere pure che era un altro, però diciamo che Nietzsche dice, stava visitando l'Italia, mi pare, era al lago di Garda, però era da solo, poraccio come me, diceva, però peccato che non c'ho nessuno con cui condividere questa bellezza. Insomma, c'è un ragazzo che mi segue da anni. Mi ha detto che, ma perché fai il frustato? Frustrato, frustrato. Dai, che cazzo. E fai questi video dove sei così cattivo, no? Ma in realtà, uno sì, è vero che sono solo e quindi sono diventato un po' più bestia, il tono è un po' più crudo, però in realtà io vedo tutto questo come una battaglia, quindi
per quanto a volte posso riuscire in qualche modo a mascherare la mia tristezza, comunque rimane il fatto che questa è una battaglia, e quindi se tu vuoi qualcosa di più dolce, è ancora possibile, cioè guardare il mio canale non è obbligatorio. Okay? Oppure comunque se scrivi, perché io leggo e analizzo e valuto le vostre cretricre. Insomma, non c'è stato modo di trovare internet, però come diceva mia nonna, l'uscire porta, come cazzo si dice, berechet. Insomma, quando tu esci di casa, stai sicuro che torni a mani piene, sempre. Nel mio caso non sono tornato a mani piene materialmente, ma sono tornato a mani piene spiritualmente, perché ho capito che il wifi lì a quel paese là non c'è più. Cioè, anche se si vede il modem lì con l'antenna e tutto, però l'hanno spento. Tempi cambiano, niente più roba gratis. Però ho incontrato gente che mi hanno detto di, ma perché? Tu sai che lì da noi, lì al paese dove sto io, abbiamo il wifi. Vieni da noi e. Solo che io non voglio. Perché quando vai là questi poracci poi mi dicono anche di stare da loro per mangiare. E io non voglio. Purtroppo non voglio tirar fuori questo animale che in me ha queste povere pecorelle. Che dentro di loro sono stupide però in modo genuino, quindi. E siccome alla fine preferisco camminare così, trovare. E io mi ricordo che quando stavo a Lozzola, che era un altro paese che stavo da solo così, lì era ancora più tosta, lì facevo, per usare internet, facevo 16 km, cioè scendevo dalla montagna, andavo al paese che si chiamava Palassuolo, sul Senio, c'era una biblioteca che aveva internet gratis. E quindi per me io farei chilometri pur di avere questa droga, che è l'ultima droga che mi è rimasta alla fine. L'ultima droga che mi è rimasta, che è internet. Una volta fatto fuori anche internet. Ok, vi sto annoiando abbastanza. Vabbè, chiudiamo qua perché a nessuno gliene frega un cazzo di problemi miei. Non so, volevo tipo mettere la GoPro da qualche parte e far vedere me che tipo dormivo, però casca questo, quindi. Ecco, adesso voglio fare un po' di scena, io sto per chiudere bene il video, faccio vedere me da solo così in queste panchine che dorme, poverino. Senza tagli, senza niente, questo è proprio. Ecco, io così da coglione metto la GoPro là e poi. Di solito tutto questo sarebbe stato tagliato, però siccome ormai me ne è fatto il caso, ecco, faccio vedere meglio, si riposa un attimo così, è morto. E chiudiamo queste ultime perle, cercasi sorco di nome Federico Fabiani, alto molto, connotati, occhi neri, bocca da bono, capelli marroni. Cercasi donna che risponde ai seguenti requisiti: altezza 1,73, misura bocce 3, 4, 5, disponibile giochi erotici, bel sedere, rivolgersi al Gabri. Mannaggia, sono finito, stavo a dirti. Io invece guarda che vecchio col bastone, ci ho capito un cazzo, devo essere con questi giovani d'oggi, con la Schweppes in mano, invece avevo il bastone.